Hola, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo dei prodotti Fructis Air Food, sia la maschera, balsamo, prodotto styling perché ha tre usi. È lo shampoo, sempre sono tutte e due alla papaya, ed è la maschera riparatrice questa. Allora, prima erano molto più difficili trovarli nei supermercati o nei negozi in generale, era un po' difficile, adesso sono più in commercio, diciamo, anche in quasi tutti i supermercati. Questa io l'ho pagata 6 euro, lo shampoo 4,50, però se trovate delle offerte potete trovarla anche con 4,50 euro, anche lei 4 euro, così. Praticamente questa maschera è al 98% di ingredienti di origine naturale, non ha nessun tipo di parabeni. L'inci di questa maschera mi piace tantissimo, dovrebbero essere in tutte le maschere e gli shampoo così, però sinceramente io mi aspettavo di meglio. Tutti parlano dei prodotti Fructis Air Food in un modo straordinario, ma secondo me ha solo il nome perché non è niente di eccezionale. Anzi, a me non piace, l'ho provata tantissime volte, sia la maschera che lo shampoo, per essere sicura del mio giudizio, e sono sicurissima, infatti la maschera è già a metà e anche lo shampoo. Sono rimasta sinceramente delusa da questi prodotti, almeno per i miei capelli non hanno fatto bene. Questa è di 390 ml. E, come dicevo, è un triplo uso, ovvero balsamo, maschera e anche con prodotto come styling. Appena abbiamo i capelli umidici possiamo applicarla. Allora, è dermatologicamente testata e contiene anche degli oli vegetali. Ok, adesso la andiamo ad aprire. Ha un profumo buonissimo, praticamente io sono innamorata di questo profumo, è spettacolare, dura, l'unica cosa che mi piace è che dura tantissimo sui capelli, i capelli profumano per un bel po', diciamo, ecco, non va via subito il profumo, ma non è uno di quei profumi che dopo un po' ti iniziano a irritare, no, assolutamente, l'unica cosa che appunto mi piace di questa maschera ed alla consistenza di uno yogurt. E il profumo veramente è una cosa buonissimo. Comunque è così, ha la consistenza proprio di uno yogurt. E devo dire che per me bocciati. Parliamo invece dello shampoo. Allora, questo è sempre alla papaya, appunto, per capelli danneggiati, deterge, ripara e non appesantisce. Dice che non appesantisce, ma veramente, cioè non so che dire, perché i miei capelli li ha resi così orribili che dovevo fare lo shampoo di nuovo il giorno dopo. Questo invece è 350 ml, è vegan, riciclabile e non ci sono siliconi neanche qui. Sempre il 98% di ingredienti di origine naturale. E comunque, appunto, stavo dicendo che questi inci e di questi prodotti mi piacciono molto, sono molto naturali. Allora, vi spiego cosa. Come hanno reagito i miei capelli. Allora, la prima volta che li ho utilizzati, mi stavo dimenticando del pack. Allora, il pack mi piace tantissimo, specialmente è molto, specialmente questo alla papaya con questo arancione fighissimo, mi piace tantissimo
il pack nello shampoo, perché sembra che sia un succo di frutta. Cioè, è bellissimo, mi verrebbe voglia di berlo quasi quasi, è troppo bellino, mi piace troppo il pack. Quindi le uniche due cose che mi piacciono sono il profumo e il pack. Comunque, dicevo, è la prima volta che li ho utilizzati, si erano induriti tutti, erano diventati crespissimi, è veramente proprio una cosa orribile. La maschera appunto me li ha increspati tutti, e lo shampoo invece me li ha veramente erano grassissimi, infatti il giorno dopo ho dovuto rifare lo shampoo perché neanche il tempo che l'ho fatto già erano tutti grassi qui sopra alla cute, quindi me li ha ingrassati subito. E qui infatti c'è scritto non appesantisce, ma è il contrario, perché almeno a me li ha appesantiti tantissimo, e invece la maschera erano tutti grassi e appiccicosi, veramente una cosa oscena. Poi li ho voluti riprovare, magari ho pensato, vabbè, la prima volta magari il capello ancora si deve abituare, ma no, assolutamente, perché li ho riprovati, la stessa cosa. Poi li ho voluti riprovare di nuovo e stavolta ho detto, ma vediamo se come prodotto styling funzionano, perché appunto dovrebbe essere riparatrice, ma di riparatrice non hanno niente. Quindi ho provato come prodotto styling, l'ho provato sia come maschera e sia come prodotto styling. Quindi appena avevo i capelli un po' umidi ho preso un po' di maschera e l'ho applicata sui capelli, comunque non ne ho preso neanche tanta, ne ho messo un pochino e l'ho applicata sulle punte. E che dire, cioè, dopo questa pazzia che ho fatto con questa maschera da non fare mai più praticamente, i miei capelli erano diventati spazzatura proprio. Infatti ho dovuto, neanche il tempo, non li ho neanche asciugati perché proprio erano tutti pastosi, tutti impastati, veramente uno scempio. Ho dovuto rifare lo shampoo di nuovo. Quindi a mio parere questi prodotti hanno soltanto il nome e la qualità è un po', lascia un po' a desiderare. Io sinceramente questi qua, la papaya, non li consiglio. Volevo provare quello all'aloe, però non lo so, perché comunque, cioè, buttare altri 10 euro, anzi 12, senza per niente. Non lo so, magari proverò anche quello all'aloe, vi farò sapere, ma intanto questi qui, niente, non mi hanno soddisfatta, in più mi hanno reso dei capelli un po' ancora, tutti li sento un po' un po' crespi, si devono riprendere del tutto, ecco. E infatti sono ritornata al mio shampoo e alla mia maschera del cuore, il Sunsilk, e la maschera un minuto wow, che è veramente, cioè, wow, è wow. Mi dispiace comunque perché ero veramente entusiasta ed emozionata di provarli e sono rimasta delusa. Pazienza, non lo so se voi li provate o già li avete provati, fatemi sapere, perché voglio sapere cosa ne pensate voi, la vostra, se avete trovato un altro modo per utilizzarli, perché io non so neanche che farmene adesso, non lo so, fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Se il video ti è piaciuto iscriviti, lascia un like e attiva la campanellina, e per essere sempre aggiornato seguimi anche su Instagram.